Buongiorno a tutti! C'è un motivo per cui sono vestita così stracomoda, un po' calda, perché oggi è il menù baita. Quindi immaginiamoci dopo una bella sciata, oh che bello poter essere in questo momento in una baita in cima alle montagne con la neve fuori, cosa si cucina in una giornata così? Allora, una focaccia al formaggio di malga con uno strato anche di cipolle, una roba di una bontà pazzesca. Poi si fanno i pizzoccheri che ci stanno proprio bene in una giornata come questa e a cucinarli con noi viene Giorgio Rocca che oltre a essere un grande campione di sci è anche un bravissimo cuoco, roba seria, vedrete. Poi faremo uno strudel di mele speciale che io ho già mangiato una volta qua a Milano e allora ho chiesto a questo bravissimo pasticcere di tornare a cucinarlo qua perché è veramente il migliore che io abbia mai mangiato e voglio condividerlo con voi. E poi naturalmente c'è la ricetta del salvacena cena, perché anche in baita bisogna salvare la cena, no? E allora abbiamo una ricetta un po' invernale, molto golosa e veloce, che dobbiamo cucinare insieme, mi raccomando, in tempo reale, prima del TG, per sedersi a tavola e godersi il TG mangiando. Bracciole con purè di cannellini, quindi procuratevi rosmarino, bracciole di maiale, i fagioli cannellini, quelli nella lattina, e un limone. Preciso, semplice, ma vedrete che bella cena che viene fuori. E poi c'è anche Bruno ciao, che ci ha raggiunto qua in baita. Senza sci, ma ti ho raggiunto. Certo. Che si fa, un vin brûlé? No, oggi che è pirosca alla baita. Della baita. Ah, della baita, sì. Cioè c'è qualche c'è, crema. C'è il vino rosso, che comunque dà un po' di tepore, sì, no? Sì, certo, infatti. E poi il classico lime, lo zucchero bianco, ci mettiamo della vodka. Buono, poi io adoro la caipirosca, quindi va benissimo. Allora, togliamoci gli sci, prepariamoci, perché partiamo con questa super focaccia ai formaggi di malga e cipolla. Ma dopo la pubblicità. Oggi vi porto in cima ai monti. Bentornati nella mia cucina. Allora mettiamoci subito a cucinare in questa baita. Allora, Bruno, tu fai... Aspetta, non me lo fai. Caipirosca della baita. Della baita. Un drink un po' particolare. È studiato esatto. Solo per noi. Certo, è solo per noi. E noi invece facciamo questa focaccia con formaggio di malga. E la focaccia, per fare prima, ce l'abbiamo già pronta. Quella del supermercato, no? Basta farla lievitare un pochino. Fuori dal frigo, con uno straccio sopra, uno strofinaccio, un qualche cosa sopra. Allora, non c'è bisogno di mettere la carta forno, Basta in questa teglia, basta mettere un goccino d'olio, così, a ungere un po', perché cuoce meglio. Ecco, e con le mani e un po' di pazienza, più la fate lievitare, più sarà facile da stendere. 700 g di focaccia già pronta e lievitata. Io adesso la lascio un attimo qui perché è ancora un po' elastica e intanto incomincio a tagliare le cipolle, poi ritorno a stenderla ancora un po'. Infatti io mi sono allontanato. No! Oh, che schizzinoso! Che schizzinoso! Ma io qui ho un'arma che ho intenzione di usare, no, non contro di te. Sì, è perché qui c'è la mamma di Bruno. Dove sei, Lea? Eccola. Che non ti vedo. Eccola qua, che oggi compie anche 51, gli anni. Allora, lo diciamo anche, un applauso enorme a Lea che compie gli anni. Che esatto. Poi la mamma è sempre la mamma, no? Quindi, certo, sì. Poi tu c'hai una bella mamma giovane, pimpante. Si sì. Mantiene, si mantiene. Ma io ma me la prendo dice? Sempre in giro. Disgraziato. Allora, io prima di stendere questa focaccia faccio anche la cremina. Allora, due uova. Senti, però un bicchiere lo diamo anche alla tua mamma, però. Uno il mio, poi lo offro alla tua mamma. No, super gentile. Scusa. Uno, due. Dicevo, una crema che andrà poi sopra le cipolle e il formaggio. Due. Poi ci mettiamo un 150 ml di latte. E questa è panna naturalmente e 150 ml di latte, ecco, cioè no, uno panna e uno latte, non le riconosco, però 150 ml di panna e 150 ml di latte,
poi qualche cucchiaio di farina, perché facciamo, ecco, questa cremina che renderà poi il tutto ancora più buono. Io intanto vi spiego bene cosa ho fatto. Certo. Ho messo il lime con lo zucchero, sì, quindi che pestato. Bel colore. Ho pestato, poi abbiamo aggiunto il succo d'arancia, il vino rosso e della vodka. Sì. Per ultimo aggiungeremo della granatina. Ok. Questo ti risuscita anche i morti. Capito? Capito perché scalda. Capito? Due cucchiai di farina. Con questo praticamente esci in montagna in maglietta maniche, sì, corte, esatto, senza infatti. La tuta. Ok. Io non ho più una frusta, aspetta, no, ce l'ho, non ce la prendo. Questa però non ti piace. Grazie, vedi che gentiluomo, grazie mille, lo sapevo che me l'avresti presa. Ok, allora qui anche la cremina è fatta, non vi preoccupate se fa qualche grumo adesso, perché poi in cottura se ne vanno, eh. Oh, oggi che c'è la tua mamma, mi raccomando, oggi... non far cadere niente che... Speriamo, c'ho l'ansia da prestazione, certo, sai, un pochettino. Con la mamma poi è un classico. Ok, partiamo con lo strato di cipolle, ne abbiamo in tutte due cipolle grosse. Mamma mia, adesso quando stringo la mano a Giorgio Rocca voglio vedere. Vabbè, lo bacerò, così non gli devo stringere la mano. Così. Sopra mettiamo il formaggio, 200 grammi di formaggio di malga. Così. Che meraviglia, anche questo risuscita abbastanza i morti. Vero, comunque. Una accoppiata vincente oggi. Sì. In baita si fa così, no? Uno dice, fa molto freddo, quindi consumo tanta energia. E poi, insomma, è anche bello... saper decidere quando è il momento di fare uno strappo alla regola, mangiare un po' di più, quando invece è giusto contenersi. No, uno deve, mica può fare una vita di sofferenza. Ah, anche questo devo mettere, ormai l'ho dimenticato. Allora, questa crema, piano piano la facciamo colare un po' dappertutto. Benedetta, ehi, possiamo mettere più tipi di formaggio diversi o solo tipo di formaggio? No, secondo me ci puoi mettere quello che vuoi. Pensavo mi chiedessi se te ne davo un po', visto che è tutta la puntata che questo ragazzo, simpaticissimo, dice ma poi ce ne dai un pochino, poi te la faccio assaggiare. Secondo me basta che sia un formaggio un po' stagionato, no? Non certo magari un caprino che rischia di... secondo me di bruciare, eccetera, puoi mettere quello che vuoi. Va bene, io sono pronta. A questo punto metto in forno a 200 gradi per 50 minuti. Magari dopo 40 minuti, se vedete che la parte superiore è un po' troppo abbrustolita, o mettete il calore solo sotto o magari coprite con una stagnola. Vado, me lo apri tu, certo, di sopra. Bene. Grazie, Bruno. Colato. Che miseriaccia. L'hai sporcato tu il parquet, ecco, stavolta. Me la merito. È già qua. Questa proprio me la merito. Ok. E questa è quella pronta. Taradadan, che è veramente bella. Però vedi, dalla cucina loro avevano, secondo me, una teglia un pochettino più alta. Guardate che meraviglia. Io bene, ne approfitto. Ah certo, che bel colore. Ti che piace? Ha, vedi che ho morire. Trovato anche poi le mele, che hanno, sì, la buccia rosse come il colore del drink. Dai. È l'ultimo momento per aggiungere la granatina. Sì, certo. E oggi facciamo un po' di più, dai. Vai. L'applauso, no. Bravo Bruno! Aumentiamo? Vediamo se va bene che c'è la mamma. Vediamo che succede, che hai. Cosa? Immagina avere la mia casa, lui a casa. Oddio, cosa, quante robe ti ha rotto in casa? Tantissimo. Tu aiuto. Pensa, bene, rispetto a questo, quando abitavamo a Roma, perché poi noi siamo romani, come tu ben sai, cioè avevo la mia prima flare room, quindi la stanza dove mi allenavo, dentro casa l'avevo fatta. Mamma, e l'ho distrutto completamente. Ma come? Mamma mia. Mettiamo qua su un tagliere. Questa operazione, opla, io tirerei via anche questo, che non, sì, è necessario, e ne taglierei anche una fettina, perché secondo me merita. E lo diamo a questo ragazzo, come ti chiami? Enrico, va bene, adesso te ne vengo a portare una fetta, così poi... Allora, Enrico, vieni tu, va, che io non ce la faccio a venire fino là, vieni. Vieni, Enrico, che te ne porto una fetta, va. Allora, metto nel piattino, vieni.
Voglio vedere com'è. Dai, ti tengo il microfono. Adesso sarà caldissima, attenzione. No, non è caldissima. Buona davvero? Da 10 e lode. Va bene. Complimenti. Tienimi, no, dai, lascialo pure qua il microfono. Dai, vai, vai. Adesso lo porto anche a voi, eh. Allora, tu sei pronto, vero Bruno? Prontissimo. Prontissimo, io vado. Hopla. Lo so, lo so. Arrivo, arrivo. Giorgio Rocca, benvenuto. Ciao. Prego. Non ti ho stretto la mano perché ho appena affettato 100 cipolle. Infatti, sento un odore di cipolle. Si sente questo profumo. Allora, ti faccio accomodare qua. Ciao sì. Giorgio, benvenuto. Ciao. E tanto per incominciare, Bruno piacere, ti spiega Bruno. E ciao, ti offre un cocktail. Allora, ti ho preparato una capirosca della Baita, quindi un po' richiama il tema della montagna, fatta con del lime, dello zucchero bianco, del succo d'arancia, del vino rosso, così dà un po' di tepore, diciamo, al drink, vodka e un goccio di granatina. Wow. Sei preparato? Sei pronto? Sei pronta? Noi invece facciamo i pizzoccheri dopo, attenzione. Allora, prima di ricapitolare il piatto, io però questo bicchiere lo vado a portare a Lea perché deve festeggiare anche lei. Ricapitoliamo! Grazie. Ho steso la pasta da pane su una teglia unta d'olio. Per la crema ho mescolato le uova con latte, panna e farina. Ho farcito la focaccia con le cipolle. Mi sono dimenticata, ma ci vuole anche un po' di sale. Poi ho messo il formaggio e ho coperto tutto con il composto di latte e panna. Ho infornato a 200 gradi per 50 minuti. Allora, Giorgio Rocca in cucina. Bellissimo. Sei un campione anche in cucina. Ma insomma, me la cavo, me la cavicchio. Anche perché tu hai fatto la scuola alberghiera. Sì, però diciamo che avrei voluto fare il cuoco, la parte cuoco, ma non ho potuto perché a Livigno, nella lontana Livigno, c'era solo il segretariato, quindi un po'... Hai lasciato, ho capito. Però quindi era una tua passione. Sì, sì, sì. Pensa, magari non avremmo avuto un grande campione di sci, ma avremmo avuto un grande cuoco, chef. Magari. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi è destinato a grandi cose? Allora, tu fai i pizzoccheri. Sì. Però vedo che non c'è la verza, sono pizzoccheri. No, non c'è la verza perché abbiamo deciso di farli con i fagiolini, ci sono la possibilità anche le coste. Ah, ok. Noi fagiolini e patate. Sì, le patate. Facciamo che li buttiamo subito nell'acqua quelle, così almeno io ti taglio questa patata qua e queste vanno già nell'acqua dove poi arriveranno anche i pizzoccheri, giusto? Sì. Ok, ho studiato, eh. Va bene, questi faccio a dadini. Un po' di sale. Ma quindi tu cucini per i tuoi bambini? Certo. Allora, tu hai tre figli. Tre figli. Maschi. Un Giacomo, un Tommaso, un Francesco. Di tre maschi. 7, 5 e mezzo e 4. Mamma, la tua moglie veramente sta vivendo degli anni intensi, eh? Sì, c'è da fare la mamma. Immagino. Allora, mettiamo anche tutte quelle patate lì o sono troppe? No, sono troppe. Ok, scegli tu. Adesso viene la cosa più complicata, che spero che funzioni. Cioè di fare di farli l'impasto. Io non sono capace. Perché tutti usano l'impasto già fatto. Ma tu... 450 grammi... Perché sei venuto nel mio? Scusa, allora metti Qua. Oh, ma io invado così. No, perché volevo che facessi tu. Ho capito. Vabbè, no, lavora. 450 grammi per 4 persone, 450 di... Di farina nera e 100-150 di bianca. Ok, quindi grano saraceno. Sì. Vuoi acqua che tiepida. Avevi paura di sporcare troppo in giro? Ti do un mestolo così. Acqua tiepida. Ok, ma quindi li fai spesso questi? Non tanto perché sono super calorici. Perché poi tutto quel burro che vedete qua davanti andrà fatto andare. Per quello ti dicevo di usare una forchettina così. Toh. Raccatta tutto. Niente facile, eh? No. Qual è l'età giusta, visto che tu adesso sei un maestro, insegni ai bambini anche a sì, sciare, diciamo no? Che ho una scuola di sci ai bambini, insegno quando sono un pochino più grandini. Sono un po' imbranato da piccolini. Ecco, a che età anche devono anche i miei piccolini cominciare? Li ho fatti fare dai miei ragazzi, dei non miei hai, maestri. Certo, perché con il papà... te sarebbero stati... No. A che età si incomincia a sciare? Diciamo che
è un po' più legato al fatto che loro abbiano desiderio di sciare e che non sia il desiderio dei genitori. Ah, ecco, ok. Come, come vabbè, sempre. Io ci provo quest'anno con Diego. Però lui desidera... Sì, sì, lui vuole sciare. Tu sì. Dov'è che hai la tua scuola di sci? Io a San Moritz, poi itinero, vado a Campiglio, andiamo anche a... ancora un po'. Oh, ma quanto beve sta roba? Peggio di un alpino, vai. E, diciamo che 3 anni è una buona età. Allora dai, va bene, va bene. Si vede che tu riesci a farlo perché hai dei muscoli. Io riuscirei mai a fare un'impasto così. No, però sai che cosa? È che la pasta fatta così, non che quella disidratata e quella secca delle scatole non sia buona, ma... Beh, questa è molto più buona. È più tenera, cioè rimane più... Certo. Poi va fatta un pochino... Devi lavorarla un pochino. Sì, perché... Vuoi adesso tipo che lo faccia un po' io e tu intanto ti lavi le mani, così andiamo avanti? Ah, no, me ne dà metà, va bene. Perché lui è di poche parole, ho capito. Fai più per azioni più sai che per cosa? Perché così almeno divisa in due. Sei contenta? Ecco. Sì, guarda, non aspettavo altro di sporcarmi anche un po' le mani. Tanto già sono aromatizzate alla cipolla. No, non va bene se sanno di cipolla. Allora tieni, poi. Ecco qua. Beh, a me sembra che abbia una buona consistenza. Sì, anche dici? Secondo me. Un po' di farina, ce l'abbiamo? Certo che ce l'abbiamo, poca, devo dire, ce n'è rimasta. No, no, dovrebbe bastare. Perché adesso bisogna stendere, giusto? Sì. Ne facciamo un pochino, non è che dobbiamo, o li vuoi fare tutti. Quanti figli hai? Io come te. 3. Quindi? Dobbiamo farli tutti, vabbè, anch'io voglio fare, allora, vediamo se... C'è un altro di Mattarello, sì. Guarda. Ok, ho capito, bisogna avere molti muscoli per fare... Non troppo fine, mi raccomando. Ok. Ah, tu deve stare molto sul lungo? Io ho fatto una palla. Sì, perché dopo le fettine... Ho sbagliato. Devo cercare di allungarla in qualche maniera, perché ho fatto una palla. Ecco. Che fai? No, dimmi quello che fai, che lo guarda devo che fare bello. Anch'io. Non fare di nascosto. No, stavo facendo una prova. Dunque, devo fare così. Sì, sono delle fettine un po' quadratine. E io se lo divido in due, che dici? Sì, certo. Ok. Te lo divido? No, volevo farlo io. Va bene, le mie sono un po' più sottiline. Ok, sono per le bambine. Esatto, io però le squadro proprio così, guarda che brava. Ah, le vuoi fare proprio perfette. Sì, voglio fare, la metto sulla competizione. Ok, va bene. Ah, vedi? Ti appunto sul vivo. Ok, senti, il tuo piatto, il piatto che cucini più volentieri? Ma questo è un piatto che cucino volentieri, poi le grigliate con gli amici. Ah sì, sei uno da griglia? Sì, un po' all'americana. Bello, anche a me piace la griglia. Lì è Fabio però, naturalmente, che si mette che in gestisce, azione. Sì. Non abbiamo messo il sale? Sì, l'ho messo prima. Ah, l'hai messo? Voi l'avete visto? Sì, non avete visto? Come no? L'ho messo sì, No, sennò saliamo mi entra un po' salata. Un pochino questa, dai. No, l'ho messa prima. Ma sul serio? Sì, no, ah, davvero. Ok. Ma però non qui tanto non abbiamo però, salato, mettine ancora un pochino. Po'. No, non abbiamo salato i pizzoccheri. Ah, no, non li saliamo. Non bisogna salarli? Ah, boh, basta. Saliamo ancora un pochino lì, magari. Ah, vedi però. Facciamo un ritocco. Ok. Ancora un po' ne facciamo? Ma no, basta! Dai, no, i tuoi figli, guarda che sennò... Ma no, che se non finiamo mettermeli più, così, abbiamo... però... Scusa, così cosa devono fa? Stare. A tutti come... Certo! E cosa cambia? Perché così almeno scendono giù bene. Ormai sono disordinati. Dai, va bene. No, basta, perché sennò non facciamo a tempo a fare okay. Tutto il resto. Ok, basta così. Sì, basta. Io li metto tutti disordinati. Vai. Ok, vediamo. Ma i miei vabbè. Sono fatti... I tuoi sono un po' diversi. Vabbè, insomma, sì, ci sono quelli piemontesi le tagliatelle, scusa, di casa mia sono le tagliatelle. Ok, allora, queste... dobbiamo mettere una Ah già, una bisogna padella. Far sciogliere adesso. Quanto cuociono questi? Tantissimo o pochissimo? Adesso, porca miseria, non abbiamo controllato buttarli. Però se raccolta la verdura. No, ma adesso pian piano, ma fidati, no, adesso pian piano, no, è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo. Burro? No, cosa bisogna mettere? Non bolle più. No, ma intanto devono ancora cuocere. Facciamo cuocere tutti insieme. Tutto? Non si fa cuocere tutto. Sì, sì. Allora, non si fida. Questo è buono.
Ah, certo. Che dici? Qua bisogna mettere tutto? Tutto? Magari lo taglio in due, 100. Così cuoce prima. Quanto ce n'è? Noi non abbiamo, abbiamo dato le dosi. 100. Sì. 100 grammi di burro, sì. Così. Ok, facciamo sciogliere questo tocchettino di burro. L'ho messo qui perché è il gas più alto che abbiamo. Okay. E questo con l'aglio? Con l'aglio. Un po' ti do l'aglio. Che è l'ultima cosa che mettiamo. Ok. Nella pirofila. Hai una voce bella che esprime tranquillità. Ma quando ti arrabbi con quei tre bambini... È un casino. Ogni tanto no, tiri qua, urli. Urlo come un matto. Sì. Eh beh, tre maschi, vai tu. Come un matto. A me ne basta uno. Vieghino. Mi fa diventare matta. Ok, qui si scioglie abbastanza velocemente. Qui, questi però ci mettono un po' a cuocere perché sono spessissimi. No, no. 7-8 minuti. Beh, insomma, quindi abbiamo tempo di sciogliere qui, sì. E di metterci l'aglio. No, io voglio l'aglio. Mettere quest'aglio. Mettilo pure quando deve diventare un po' nei... Tutto? Lo schiaccio? No. Così. Dai, va bene. Senti, ma raccontami questa tua ultima esperienza a Pechino Express. Uno sciatore in India, come si trova fare l'autostop? Questo credo che forse ti sia scappato. No, a te è scappato. Un mega pizzocca. Un lenzuolo. È stata una bella, un bel reality, una bella avventura. La cosa più difficile che hai dovuto affrontare? Qualcuno dice serpenti. I serpenti era una prova immunità dove me la sono fatta sotto, dove sono un compagno di viaggio che è tra l'altro un mio maestro, un ragazzo che lavora con sì? me, ha 15 anni meno di me, e lui ha detto ci penso io a mettere mani nei serpenti per cercare delle chiavi. No, anch'io non avrei mai fatto una roba del genere. E allora ci hanno proprio... Che crudeltà, abbasso un po', Ci hanno detto fate voi... Se volete potete rinunciare. Ah. Rinunciare è sempre difficile. Sì, immagino. E allora per fortuna però c'era lui. Ha fatto lui. Io ero in piedi con dei serpenti tra i piedi, quindi sono riuscito a... Però ho apprezzato molto l'India, soprattutto l'India e il Nepal, sono mondi di un'ospitalità indescrivibile. E bussavamo alle porte, dicevamo non abbiamo soldi, stiamo cercando da dormire per questa notte. Tentennavano, guarda, solitamente ho la prima o la seconda richiesta. Sì, e poi insomma lì è e poi tutti i viaggi, anche povera, che quindi fa super fatica povera. A condividere, no? Le cose. No, condividono con molta meno fatica rispetto a noi. È vero. Però non hanno neanche il cibo per loro quasi. Esatto, quindi, I tuoi bambini ti hanno visto, ti hanno seguito? Sì, mi hanno visto. Quindi avranno anche imparato tante hanno cose. Hanno sofferto un po'. Sì, Sì, perché non ci potevamo sentire, non avevamo telefoni, non avevamo... Tutto? 25 giorni. Sì, è tanto, mannaggia. Senza... Io sapevo i loro spostamenti. E ti guardavano in TV, dai. Sì, infatti. Assaggiamo, va? Assaggia tu che sei un esperto, che io non li mangio spesso, non so decidere. Vai. Ci siamo. Allora, questo è bello brunito. Prendiamo. Adesso bisogna assemblare, questo giusto? Sì. Metto qua. Quella per ultimo. Scusa. Me ne ha azzeccata una. Aspetta, perché devi fare tutto sto viaggio che mi bagni tutti i fornelli? Ecco. Ok. Gli uomini. Noi uomini non è che... Ah, che bei colori. Questo l'ho fatto io, bello. Sai che i miei bambini fanno le polpette e poi questo l'ho fatto io, si vede. Queste cose qua. Vai a strati, vero, a condire questo sì, piatto? Sì, mettiamo così. Poi un casera misto al bitto sarebbe la cosa, fai uno strato. Okay. Un po' di parmigiano. Che è laggiù, te lo avvicino, te lo sei già avvicinato tu? Un po' di parmigiano. Poi di nuovo un'altra. Secondo me possiamo spegnere. Ok, agli ordini. Io ho spento anche il burro lì perché era mi sembrava vero pronto, sì. Abbiamo messo un sacco di patate. Hop. Ti ho sporcato la cucina. Vabbè, non ti preoccupare. Pulisci dopo. Ah sì, tanto che ti fermi dopo. Okay. Ok. E voilà. Secondo strato. Mettiamo tutto. Certo. Okay. Sono 200 grammi di casera, 100 grammi di parmigiano, più o meno, insomma, poi secondo me si va anche abbastanza a gusto e a occhio per questa cosa qua. Poi metti il tuo... Il mio amato burro? Burro. No, mettilo tu. Metto, hai paura? Fai tu. Sì, no, perché ci metti anche l'aglio o no? Certo. Come sì?
Non lo vuoi? Ma poi lo confondo con un pezzo di patata e lo mangio. È un classico, eh? È un classico. Ma per quello che te l'ho fatto brunire un po'. Ah, così lo riconosci. Poi tra le cipolle di prima. Sì, e l'aglio, mamma, faccio una serata. Siamo pronti? Fare una seratina al Caressa. Adesso ho alzato bene, bene qui, occhio a non bruciarti, gli diamo una botta di grill, attento, Tipo proprio un minuto. Lo sì, alzo anche ancora. Due. Anche due, vabbè, te li concedo. Tanto tu comincia a pulire, no? Va bene. Adesso vuoi sciacquarti le mani. Giorgio, è più difficile una giornata in pista o una giornata in cucina? Boh, se sei con una bella ragazza vai bene anche in cucina. Davvero. Che carino. No, però diciamo che sarà è più facile in pista. Dipende, per te o per me sarebbe molto più difficile. Sì. Una sciata. Guarda che brucia, secondo me, a furia di pulire. Attento, le presine. Sta attento, le presine. Guarda che ti bruci di sicuro. Ah, ma scende questo. A lei ha dato fuoco anche. Fantastico. Oh, mi hai sporcato la cucina. Mi hai bruciato le presine. Però hai fatto un piatto meraviglioso. Guarda. Giorgio, devo dire che se non fossi stato un campione di sci, sicuramente sarei stato un grandissimo una bella chef. Faccia. Complimenti. Grazie mille, Giorgio Rocca. Ricapitoliamo un piatto. Abbiamo bollito i fagiolini e le patate, abbiamo impastato le farine con l'acqua tiepida, abbiamo steso l'impasto, abbiamo ritagliato i pizzoccheri e li abbiamo cotti insieme alle verdure. Abbiamo sciolto il burro in padella con l'aglio, abbiamo condito i pizzoccheri a strati con casera parmigiano e burro fuso. Abbiamo ripassato al grill per un paio di minuti. Oh, una bella tavola della baita! Quindi non natalizia ma montana, ho preso della pelliccia ecologica che costa pochissimo, si trova con grande facilità e l'ho tagliata con una forma un po' irregolare in modo da fare dei runner che sembrino un po' queste pelli che si appendono, no? E che quindi danno un sapore veramente caldo alla tavola, poi se si sporcano questo non succede niente perché costano poco. Ho legato insieme le candele, ho messo dei piatti con le nocciole, quindi con un'aria un po' montana e invernale, insomma la mia tavola è pronta. Allora, prima di passare al dessert, e che dessert, io voglio ricordarvi gli ingredienti della nostra ricetta salva cena, perché questa sera in 8 minuti io e voi insieme mettiamo insieme la cena prima del telegiornale con 4 bracciole di maiale, un po' di rosmarino, una scatola di fagioli cannellini e un limone. Mi raccomando, preparatevi perché facciamo una cenina veramente deliziosa in pochissimo tempo, eh? E adesso, a proposito di dessert veramente eccezionale, sono felice che sia tornato Marcus nel ristorante Delicatessen di Milano, specialità dell'Alto Adige, dove io ho mangiato uno strudel pazzesco, ma vabbè, il più buono che io abbia mai mangiato. Allora nel menu della montagna della Baita, chiamiamo subito Marcus, quindi ti cedo la parola. Però una domanda, non c'è la sfoglia in questo strudel, oggi vero? Facciamo lo strudel con la pasta di frolla. Ecco, cominciamo subito con l'impasto che poi dobbiamo metterlo in frigo anche. Sì. Allora, cominciamo col burro, 250 grammi. Di burro, quindi tu non lo fai nel mixer, lo fai a mano? No, lo so, a mano, sì, okay, a mano. Va bene. Poi lì aggiungiamo il zucchero a velo, invece lo zucchero che così si rimane più morbido e anche si scioglie meglio. Ok, quanto ce n'è? 250 grammi sempre. Ok, pari. Adesso dobbiamo girarlo. Ma la fai tu quindi, la tua ricetta questa del ristorante? Sì, stasera ti sveglio tutta la ricetta del nostro strudel. Però io poi torno a mangiarlo da te, perché è più facile. No, ogni tanto mi cimenterò, però è veramente delizioso. Importante che il burro non sia troppo freddo dal frigo, sennò se no non si riesce a... riesci più a impastare. Infatti è un po' difficile. Esatto. Perché ci sono diverse versioni dello strudel, no? Sì, da noi infatti anche noi facciamo tutti i tre tipi. Ah, ok. C'è quello di frolla, che è quello più classico su in Alto Adige da noi. Okay. Se no c'è quello di sfoglia, classico. Sì, che è quello che si mangia forse più qui a Milano, che io ho sempre mangiato qui. E poi o se no anche la pasta a filo. Ah, o quindi anche un po' croccantino con la pasta fine. No, quella pasta fine, sì, certo. Che si tira l'impasto. Sì. Ma quello proprio non l'ho mai assaggiato. È più in Austria, si usa molto, a Vienna per esempio.
Va bene, allora, tanto che tu impasti, ecco, sì, noi facciamo un pochino di pubblicità, poca poca, e poi il super strudel. Bentornati nella mia cucina, nel menù della Baita. Siamo insieme a Marcus del Delicatessen di Milano, che ci prepara un super strudel con la pasta frolla. E noi appunto abbiamo unito burro, zucchero a velo, zucchero a velo, e andiamo adesso, avanti. Adesso aggiungiamo poi il limone, un pochino. Ah, non tutto, un pizzico. Poi aggiungiamo due uova. Due uova intere e uno anche un tuorlo. Un tuorlo, ok. Bene. Ci sta, e dopo una sciata si torna in baita. E questo si serve anche con una pallina di gelato, una crema, voi come lo servite? O con la crema di vaniglia, o da noi al ristorante anche con il gelato, sarà a cena, che siamo in tema qua. Certo, è giusto, è vero. Poi anche un pizzico di sale. Sì, nella frolla ci vuole sempre. Ma in tutti i dolci mettiamo sì, sempre sì, un pochettino. Sì, perché esalta un po'. Ok. E poi alla fine mettiamo anche qua vanillina e vaniglia. Ok. Un goccio di latte. 50 grammi, sì, circa. Proprio un goccino. E poi mettiamo qua. Vai, farina e lievito. Prima il lievito. Ah, tutta una bustina nella frolla tutta ci metti? Busta, sì. Ah, vedi. È più fragante. Sì, ok. Poi lo mischiamo prima un po'. Ok, adesso si fa il vero proprio impasto. Si mettono le mani in pasta. Meglio con le mani, infatti. Beh, per forza, Io ti dico, butta tutto nel mixer quando faccio la frolla e mi dà già la palla pronta. Tu mi Ma guardi giusto, male, sì. Però. Poi adesso la frolla deve stare un po' in frigo. Sì, certo. Se non riusciamo poi a... Non riesci a lavorarla. E qua se è un po' troppo dura aggiungiamo un attimo ancora un po' di latte. Di latte. Qual è il dolce alto attesino che tu preferisci? Lo strudel. Ma quale versione? Troppo facile. Ma guarda, ti piacciono tutti? No, allora, la sfoglia è buona quando è bella calda, e se no di frolla. Questo naturalmente dovrà riposare nella pellicola e noi ne abbiamo già uno pronto nel frigo, sì. O no? Sì, vediamo. Eccolo qua. Beh, questa comunque ce la teniamo, io questa la conservo. La lasciamo qua, sì. È certo. Togliamo le mani. La mettiamo qua. Copriamo e ce la mettiamo nel frigo, così mi esercito a fare lo strudel. Adesso questo qua lo tiriamo, poi intanto facciamo il ripieno. Sì, mele, renette. Da noi su usiamo le golden deliziose. Ah, vabbè, certo. Le renette sono nel Trentino. Ah, scusa, va bene, non sia mai. Oggi luciamo una mela. L'importante è che sono tagliate fine. Ah, fine? Le fettine fine, sì. Sottilissime, insomma. Va bene. E voilà. E voilà, quindi fini, prendiamo, fini. E queste, quante ce ne vogliono che non l'abbiamo detto? 600 grammi, sono 3-4 mele. Ok. Un po' di zucchero. Sì. E anche un po' di... sono 50 grammi. Ok. E un po' di zucchero vanigliato anche. Sì. Poi... un po' di scorzo questi di limone. Sono tutti segreti, che bisogna carpire bene. Sì, poi il limone. Proprio il succo di limone, sì. Ok, vedi che è ordinato, rimesso a posto, bravo Marcus. Poi mettiamo l'uvetta. Uvetta fondamentale, sì. Certo. Uvetta, abbiamo qua 40-50 grammi. Sì. I pinoli. Poi, i pinoli. Butto circa, io? Sì, 30 grammi, avete visto un po'. Poi, pane grattugiato o anche, meglio ancora, i dolci grattugiati. Ah, cioè i biscotti? Sì, i biscotti, come avete a casa, anche un okay. Dolce che magari è rimasto. Sì, sì. Grattugiate, perché ha più sapore. Certo. O se no, se usate il pane grattugiato, lo fai saltare prima un po' col burro. Ah, col burro, sempre così ha un pochettino burro, più sì. Di sapore. E serve per asciugare un po', no? Quello serve, infatti, sì, sì, sì. Poi aggiungiamo un po' di cannella. Sì. Dipende un po' da quello che piace. Ok. E un po' di... Ah, i chiodi di garofano. Sì, però tritati. Sì, perché sennò uno ne mangia uno e è rovinato.
e alla fine un pochettino di rum. Ah, ok. Tanto poi l'alcol in forno. Sì, certo, l'alcol non rimane, certo, più. No, rimane, no, certo. Questo è uno stampo un po' grande. Sì, non mettiamo. Ecco, un goccino. Ok. E l'impasto? E l'impasto è a posto. È pronto. Lo giriamo un po'. Ok. Va bene, è il momento di stendere. Così, mettiti di qua che è pulito. Non posso far niente, sei lì che lavori. No, adesso infatti ti faccio... Ah, ecco. Stendere te. Era meglio Materello. Se era meglio se stavo zitta, allora. No, dai. Faccio io? Ma dai, fai tu, va. No, se vuoi faccio io, però non so che forma devo dargli, lunga, larga, no, quadrata. Un rettangolo grande come la teglia. Ok. Poi lo sudere è un dolce che si mangia tutto l'anno, è buono tutto l'anno. Sì, anche in tutte le ore, secondo me. Non solo tutto l'anno, no? La stendi. Mezzo centimetro. Sì. Ok. Sempre. Comunque è una bella frolla resistente, perché... Se è stato in frigo, sì, così rimane. Infatti, per quello la mettiamo in frigo. Se anche un po' grandino. Ma si rompe. E la mettiamo, la stendiamo. Ah, la sopra. Metti già sopra, ok. Mettiamo direttamente sopra, sì. Sì, sennò poi come la trasporti, ragazzi. Sì, ma è più facile, sì, così. Sì. Poi stendiamo l'impasto. Ah, ce n'è una cifra. Sì, è bello ricco. E come lo chiudi? Adesso lo chiudiamo. Voglio vedere chiude questa cosa qua. Ok. Poi andiamo da una parte. Vabbè, preciso, guarda. Ok. E ora... Però devi sigillare, non lo sigilli qua? No. Lo lascio aperto? Sì. Ma dai, non serve fare, no? Non serve qua fare i buchi, quello si fa solo nella sfoglia, non ma serve. Dai, cioè tu lo metti in serve. Forno così? In forno così, fantastico. Si potrebbe anche spinalare un po' con uovo, sì, però non... insomma, il gusto non cambia. Diventa più lucido, ma non serve. È semplicissimo. Mettiamo nel forno. Ragazzi, mettiamolo immediatamente in forno. Quanto cuoce? Allora, 180 gradi, 35 minuti, aspetta 40 minuti. Aspetta che lo imposto, che questo dicevamo che me lo porto a casa io. 35, 200 gradi hai detto? 180. No, non esageriamo, 180. E taradadan, tiriamo via. Oh. Bellissimo. No, no, non brucia, non brucia. È tiepido al punto giusto. Eccolo qua. Eccolo qua. Via. Sì, il culetto, via. Questo lo mangiamo noi. Certo, non va sprecato nulla. Vuoi una paletta? Ma va bene anche qua con il coltello. Va bene. Ecco. Che meraviglia, ragazzi. Ci metti una cremina? Aggiungiamo un po' di crema di vaniglia. O come oppure detto, gelato. Sì. Gelato. Zucchero e poi un po' di zucchero a velo. Ce l'hai? Ecco qua. Abbiamo qua. Fantastico, ecco. Marcus. Va bene. Io lo so quanto è buono, ve lo garantisco. Vieni. Grazie mille per essere stato con noi. Allora, adesso riepiloghiamo il piatto. Io nel frattempo me la mangio tutta questa fetta. E poi dopo c'è la ricetta salva cena, mi raccomando. Abbiamo mescolato il burro con lo zucchero a velo, scorza di limone, abbiamo unito due uova, un tuorlo, un pizzico di sale, la vanillina e un po' di latte. Abbiamo aggiunto la farina e il lievito, abbiamo fatto raffreddare l'impasto in frigo per una mezz'oretta. Per il ripieno abbiamo tagliato le mele a fettine sottilissime, le abbiamo mescolate con 50 g di zucchero, uvetta, vanillina, succo e scorza di limone, pinoli, cannella, pan grattato, chiodi di garofano e rum. Abbiamo steso la frolla, l'abbiamo farcita con le mele, abbiamo cotto a 180 gradi per 35 minuti, servito con zucchero a velo e crema alla vaniglia. Oh, allora, si avvicina l'ora della cena.
E anche la nostra ricetta salvacena è arrivata al suo momento. Allora, questa sera pensavo di preparare delle bracciole di maiale un po' speziate al limone con un purè di fagioli cannellini. Quindi spero che anche voi vi siate preparati gli ingredienti, perché questa la cuciniamo insieme, io e voi, a tempo, piano piano. Poi arriva il TG e ci mettiamo a tavola e ci salutiamo. Allora, fagioli cannellini, una bella scatola. Poi bracciole di maiale, se siete in quattro, io però ne farò solo due per comodità. Un bel limone, due spicchi d'aglio e se volete anche un goccio di vino, così magari ve ne bevete anche un sorso per aperitivo. Ho bisogno di 8 minuti, da adesso. 8 minuti al TG. Chi è questa? È Matilde o Eleonora? Oddio, che mamma, non mi ricordo neanche i miei bambini. Allora, no, non inizio con l'aglio, inizio subito con le bracciole. Metto un goccio d'olio, così, non troppo, intanto accendo anche questo, eh. E faccio rosolare le mie braccioline. Io di solito metto il sale grosso sulla base della pentola, così si abbrustoliscono un po' di più. Si scurisce un po' anche, ecco, il sale, vado. Ho messo fin troppo olio, però vabbè. Ok, e queste le facciamo andare. Di là invece faccio andare sempre olio con due spicchietti d'aglio. Qui facciamo il purè di cannellini, perché è sempre il purè di patate. Che... 7 minuti al TG. Eleonora, sì. Ma è difficile riconoscerle. A volte anche mia mamma si confonde. Tipo, io chiamo e le dico una cosa: mamma, allora ricordati questo, questo, quel teatro. Lei dice sì. Poi chiama mia sorella e dice: allora ho fatto quello che mi hai detto. Ha fatto cosa? Guarda che ti ha chiamato Benedetta, evidentemente. No, perché devo dire che sono simili le voci. Allora, adesso faccio un accrocchio, Certo. Così l'aglio si rosola bene e io posso grattugiare il limone. Che dite? È già ora di girarle? No, aspetto ancora un po'. Allora, grattugiamo dentro la scorza di un limone. Così. Li aromatizziamo, verrà un purè di cannellini delizioso. Così. Mancano 6 minuti al TG. Ma che vocina che ha la Leo, mi fa troppo ridere. Allora, ha preso da me il vocino, invece sua sorella c'ha una voce un po' più... Sa, ma pensiamo alla ricetta, voi a che punto siete? Attenti che non vi bruciano vi brucino le bistecche, mi raccomando. Allora, rosmarino, guardate come viaggia bene qui. Adesso che è tutto un po' aromatizzato, devo girare le bistecche, perché secondo me bruciano. Avevo una bella pinza. Così, beh, questa è proprio da dentista, ragazzi. Guardate che belle, belle, mi piacciono. Ok, queste le lasciamo andare. Sì, ha voglia. Qui invece facciamo andare ancora un po'. Così. Poi togliamo l'accrocchio e mettiamo i fagioli cannellini. Una scatola. 5 minuti e 6 TG. Ho capito. Dovevo, secondo me, sciacquarli un po'. Sono rimasti un po' viscidi dell'acqua di vegetazione. Vabbè, insomma, perdonatemi. Se avete qualche bella ricetta da 5 minuti, mandatela sul mio sito, imenudibenedetta.la7.it. Microfono, ho dato anche un colpo. Qui ci siamo. Attenzione, perché le bracciole devono essere cotte, ma se cuociono troppo diventano subito dure da morire. Allora, qui bisogna con una forchetta schiacciare un po'. Urca. Urca, urca. Se no non è un purè, ma è buono lo stesso, ma non è un purè. Invece io voglio fare un purè. Allora, 2 minuti per fare il purè. Mi raccomando, voi a casa state attenti a non rovinare la padella di teflon, non rigatela. Solo così, senza fare le righe. Ecco qui. 4 minuti al TG. I vostri vicini di casa non saranno contenti perché fate un po' di odore sulle scale, ma va bene lo stesso. Però è buona, questa cosa che preparo. Però che fatica farlo di corsa. È così.
In 8 minuti mettiamo proprio a tavola una bella cenina. A me capita il giovedì che mia figlia fa pallavolo, arriviamo a casa alle 7:30, orbida la fame, e c'è questa rincorsa alla cena, e quindi c'ho una certa praticaccia, eh? Sì, ci siamo. Qui lo faccio andare ancora un po', sentiamo se è giusto. Ok, allora, questa è pronta. La tolgo un momento. Tolgo un momento le bistecche. No, ma non dovevo spegnere. Tolgo un momento le bistecche che sono pronte. Qui spremo il limone. Mamma, mancano 3 minuti al TG. Che spavento! Ha urlato come una pazza! Guardate che qui bisogna fare un po' di fumo, ma ne vale la pena. Deglassiamo con la spremuta del limone e un goccio di vino. Un po' di più, abbasso un po', un pochettino di più di vino. Ok. Anzi, io ci metto anche un po' della cremosità del... Io la spengo questo, ecco. Devo renderlo un po' cremoso, così. Allora, vedete, qui abbiamo fatto una cremina che deve deglassare, cioè tirare via tutto il bruciatino delle bistecche. 2 minuti al TG. Vabbè, arrivo. Così. Vedete che bel color nocciola? Senza farla asciugare troppo però, eh? Ok. Qui bisogna togliere un po' di sale, perché ho esagerato, dalle bistecche. Ok. Qui vediamo, gli diamo ancora una passatina. Secondo me ci metto un goccinino di acqua, perché si sono asciugate un po' troppo. Questa pure appena appena, Allora, come abbiamo preparato il tutto? Abbiamo cotto le nostre bracioline con l'olio e il sale grosso, poi l'abbiamo tolto e abbiamo deglassato il nostro sugo con il limone e un po' di vino e un po' di fagioli. Poi cosa abbiamo fatto? Mamma, manca soltanto 1 minuto e c'è il TG. Sì, ho capito. Poi abbiamo preso l'olio, l'aglio, abbiamo grattugiato bene la scorza di limone, abbiamo fatto un bel sughetto, abbiamo buttato i nostri fagioli, abbiamo fatti cuocere un po', abbiamo messo il sale e poi abbiamo schiacciato con la forchetta. Poi, visto che era un po' troppo asciutto, io ci ho messo anche un po' di acqua. Io prenderei il pepe. Oh, ragazzi, qui non me lo dite. Ci siamo? Oh. Attenzione! Quanto manca? Ma oggi vado proprio alla grande, sono in tempo. Allora, mettiamo il nostro purè. Attenzione all'aglio però, mi raccomando, perché così ci vuole un po' di olio crudo. Com'è? No! Aspetta, no! 7. Il sughino! 5, il sughino! 3. No, il 2, sughino, aspetta! 1. Ma come? Mamma, il TG! Eccolo! Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, le nostre braciole con il purè di cannellini. Occhio all'aglio, se voi l'avete lasciato intero, non lo mangiate, sennò la prendete poi con me. La linea passa al telegiornale, alla prossima puntata!